Anche il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, ha firmato per la proposta di legge d'iniziativa popolare della CISL Partecipazione al Lavoro per una governance di impresa partecipata dai lavoratori. La campagna durerà 6 mesi e coinvolge ogni regione. È un articolo della Costituzione poco conosciuto e nella maggior parte dei casi poco praticato. La CISL ci crede tantissimo, è per questo che la legge di iniziativa popolare che stiamo proponendo è una sfida importantissima, perché nel nostro DNA la partecipazione dei lavoratori all'impresa in varie forme, tant'è vero che la legge che proponiamo noi è una legge semplice, leggera, in cui il governo praticamente, il Parlamento deve soltanto chiedere alle imprese, alle aziende, di incentivare la partecipazione, di far partecipare i lavoratori alle imprese nella forma in cui la contrattazione definisce. Noi crediamo che anche il problema del mismatch sia un problema che si può risolvere con questa partecipazione dei lavoratori alle aziende, perché anche i giovani si sentiranno incentivati ad entrare nelle aziende anche con un incarico di minor rilevanza, ma sapendo e conoscendo il futuro di quell'azienda, partecipando per farla crescere. La raccolta firme nell'Aretino era iniziata di fronte allo stabilimento Fimer alcune settimane fa. Nelle scorse ore, un nuovo punto di raccolta al Parco Pertini di Arezzo. È un momento in cui anche tanti politici locali hanno aderito a questa iniziativa, ma soprattutto tanti cittadini che hanno capito che tipo di iniziativa è la nostra. Ovviamente a livello personale, per cui nessun partito o organizzazione ancora ha fatto una scelta in questo senso, ma noi speriamo che poi a livello nazionale, grazie alla nostra raccolta di firme, ci sarà davvero uno schieramento che vada al di là del confronto demagogico tra i vari schieramenti politici. Speriamo davvero che possa unire il Parlamento in un'iniziativa di legge importantissima e fondamentale per la democrazia del nostro Paese.